Ok ragazzi, vediamo come funziona un roadbook. Allora, il roadbook nella parte iniziale c'è la presentazione, il convinto. Ok ragazzi, vediamo come funziona un roadbook. Allora, il roadbook nella parte iniziale c'è la presentazione dell'evento, specifica appunto che è la terza tappa. Ismolas, 166 km, quindi vuol dire che è un anello, perché da dove si parte si ritorna. Vengono indicati dove ci saranno i punti di rifornimento, i punti di ristoro e i numeri d'emergenza. Quindi sostanzialmente è un prontuario di tutto quello necessario in caso di problemi o comunque dubbi. Successivamente viene presentato tutta la leggenda, che poi è sempre la stessa indicativamente, e nei rally è praticamente sempre la medesima. Ci sono tutte le descrizioni. Una cosa che mi sento di dirvi, soprattutto se siete all'inizio, allora l'ideale è di memorizzarsele tutte, però sicuramente ce ne possono essere alcune che sono molto più importanti di altre. Per esempio, sicuramente noi dobbiamo identificare la differenza che c'è tra strada asfaltata, pista oppure fuori pista. Già qui nel roadbook tu vedrai proprio la differenza tra una strada asfaltata piuttosto che una strada fuori pista. Vi faccio un esempio pratico, vediamo un po', eccolo qua, per esempio, no? Qui la nota mi indica che questa qui è la strada asfaltata e questa qui è la pista, quindi è un fuoristrada. Solitamente i fuoripista indicati in tratteggio sono proprio i single track, anche ad uso pedonale, o comunque delle strade molto più piccoline che magari sono anche più difficili da vedere. Quindi sicuramente questo è molto importante, perché capite già se siete in trasferimenti di strada, quindi magari che vi portano al percorso off-road, oppure se siete già in off-road, no? Come in questo caso, cioè questa nota indica comunque che siete già in fuoristrada. Non dovete intraprendere questa parte, ma dovete andare verso di qui. Andiamo avanti. Sicuramente molto importanti sono questi. Sono i punti esclamativi. Allora, le note contrassegnate con i punti esclamativi stanno a significare che ci sono dei pericoli. Il primo è attenzione. Attenzione non necessariamente è un pericolo, attenzione può anche essere attenzione, guarda che l'ultimo rifornimento disponibile lo troverai qui e il successivo sarà a 100 km, quindi devi prestare attenzione alla nota perché è una nota importante. Due punti esclamativi vuol dire pericolo. Solitamente questo tipo di leggenda viene indicato proprio sulle note, che possono avere delle buche sul percorso, delle parti non visibili. Quindi soprattutto magari vengono poste queste note successivamente ad un periodo molto scorrevole, e quindi automaticamente la nota ti dice: ehi, rallenta, perché c'è qualcosa che devi verificare. Tre punti esclamativi è una segnalazione molto grave di pericolo. Può essere la presenza di un burrone, qualcosa di non visibile, oppure paradossalmente anche la presenza di qualcosa sul percorso o stativa che ti obbliga a dover provvedere a rallentare. Faccio un esempio: era capitato che trovassimo un cavo di corrente, un cavo dell'Enel a 1,5 metri d'altezza, e quindi c'era questa nota che ti diceva: ehi, rallenta. Successivamente, note importanti possono essere questo, ricordatevi questi rombi, è la presenza di pietre. E poi note importanti possono essere queste, semplicemente ti indica la nota che dovrai intraprendere, se sarà poi una strada in salita o una strada in discesa. Questo è importante per identificare che la tua svolta sia corretta. Questo qui indica crepe canali, questo dosso, questo buca. Questo qua può essere molto interessante perché sta per sinuoso, cioè sostanzialmente magari ti indica: questa è la nota e sarà sinuoso, ovvero ci sarà una chicane lungo il percorso. Questo è utile perché, primo, ti fa capire se hai intrapreso la nota corretta, e secondo, ti fa capire che se c'è un sinuoso vuol dire che è una zona molto più lenta, quindi automaticamente devi un pochino prestare più attenzione. Serie di dossi, poi comunque sono molto chiare e te le leggi. Sicuramente quello che può essere utile è tagliafuoco. Le linee tagliafuoco sono appunto i disboscamenti controllati che servono per interrompere eventuali zone di incendio.
viene utile, ma non tanto per intraprendere il percorso corretto, ma anche perché ti fa capire se sei nella zona giusta o meno. Cioè, una tagliafuoco è evidente che c'è proprio un intervento umano e quindi non puoi sbagliarti. Quindi se sei in una strada con delle pietre a metà pista, molto probabilmente non sei in una linea tagliafuoco. Anche questo è molto importante, soprattutto qui in Sardegna se ne vedono tantissimi, cioè cancello. Se la nota ti dice passa all'interno del cancello, tu devi valicare un cancello. Sono proprio dei cancelli che atti a confinare le varie proprietà comunque dei pastori, e quindi è un modo come un altro per identificare anche qui se la pista è quella giusta. Qui c'è una strettoia, qui c'è un guado, Empier, pietre, rocce. Qui solitamente viene indicato quando sei in una zona magari in discesa o in salita e ti dice: ehi, guarda che ci sono delle pietre, possono essere pietre smosse, delle presenze di rocce che ostacolano comunque il percorso, eccetera eccetera. Qua ti indica caregge, quindi ovviamente devi prestare attenzione, soprattutto se magari il periodo è molto secco, per evitare di fare il volo che ho fatto io a giugno. Careggia in terra, quindi presta attenzione, stai dentro una careggia o staci fuori, ma non metà e metà. NBX sta per significare molte, quindi se è una sorta di nota combinata, potrebbe essere che magari ti dice pietre, NBX, cioè molte pietre sostanzialmente, e via andare, no? Quindi poi questi qua l'ideale sarebbe che ve li guardiate un attimino con attenzione. Ma andiamo direttamente al sodo, perché così almeno è un pochino più divertente la vista del roadbook. Allora, il roadbook come è costituito? È costituito da tre celle che vanno ad indicare tre informazioni differenti. La prima cella indica il chilometraggio. Il chilometraggio che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente qua è il chilometraggio di partenza. Questo è il chilometraggio che divide la nota 1 dalla nota 2. Questo è il chilometraggio che divide la nota 2 dalla nota 3, quindi il differenziale progressivo, crescendo, no? Questi sono i chilometri residui alla fine della prova speciale, alla fine del reset, del trip master, quindi sostanzialmente tra 32 chilometri finirà questa sessione, no? Quindi poi ci potrebbe essere un trasferimento o altro. E ovviamente questo, che è il campo più importante di tutti, è il campo progressivo del chilometraggio. Quindi vuol dire che tu parti da zero, quindi arriverai qui allo stop che c'è, questa qui è la sbarra dell'uscita dell'albergo, arriverai allo stop, resetti il trip master e da qui tu parti e conti 1,26 km. A 1,26 km ci sarà questa svolta, che è una svolta che, come dicevamo prima, ti dice: ehi, non devi andare di qui che è interrotta la strada, cioè non devi andare di qui, non che è interrotta, la nota si ferma qui e intraprendi la svolta a sinistra in fuoristrada. Fuoristrada perché? Perché abbiamo visto che strada sottile uguale fuoristrada. Qui sta per abbandona praticamente, andiamo a vederlo qui insieme, QT, quindi lascia, PP sarebbe lascia, no, questo è RP, quindi andiamo a guardare RP, così lo facciamo insieme le prime consultazioni. Non vedo RP, correggetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere qui, è QTPP, cioè lascia pista principale. Qui probabilmente abbandona la strada e intraprendi il percorso in fuoristrada. Ci sono anche dei riferimenti, non sempre, non è obbligatorio che ci siano, riferimenti del tipo qui una casa, qui un albero, quindi è un po' per disegnarti un'identificazione semplice della nota. Successivamente sappiamo che a 2,63 ci sarà un sinistra secco, quindi magari già che vedete che torna indietro ponete un pochino di attenzione per non mancare la nota. Qui deduco che io ritorno su una strada asfaltata perché torna grande, quindi vuol dire che questo qua è di nuovo un trasferimento, lo capisco anche dal fatto che c'è la presenza di stop. Qui vado avanti, questa nota per esempio mi dice siamo già in fuoristrada, noi arriviamo sempre da qui sotto, tac, siamo già in fuoristrada, non intraprendere la svolta a sinistra ma mantieni la tua naturale destra. Qui ci reimmettiamo di nuovo in un'asfaltata. Qui andiamo avanti, qui indica, allora abbandona pista principale ma ti dice che è poco visibile,
quindi devi prestare attenzione perché potrebbe essere che tu la manchi. Allora, mancate una nota, che cosa succede? Benissimo, andate avanti, facciamo finta che voi siete qui e proseguite fino a qua. E vi accorgete che, porca miseria, avete sbagliato, no? Perché 7,70 l'avete superato, niente panico. Tornate indietro, trovate qual è la svolta, ma riprogrammatevi il trip master a 7,70, perché se lui è andato avanti, dopo non vi troverete più. E via andare. Vai avanti. Un'altra nota che possiamo indicare è questa, cioè mantieni la sinistra e ti dice: ehi, guarda che è in discesa. Quindi anche questo può essere utile, perché se tu vedi che c'è una strada che è palesemente in salita, sicuramente non è questa la nota coerente. Qui andiamo avanti, via andare, vediamo se c'è qualche allerta e pericolo. Qua ti dà un'indicazione, ecco, per esempio rotonda, torni indietro, quindi la prima uscita, e che cosa succede? Devi resettare il trip master. Perché? Perché è come se qui finisce una sorta di prima sessione. Devi riportare il tuo trip master quando sei arrivato a 32,56, lo azzeri premendo il tasto rosso e da qui riparti con nuove note. E qui per esempio ti dice che mancano 92 km alla fine successiva della sessione. Questi già capiamo anche dai disegni, no? Che queste sono rotonde, quindi sono trasferimenti. Qua per esempio, vedete, vi indica qua c'è un cancello, qui c'è una via normale pulita, qui c'è un cancello, voi dovete prendere la terza a destra, ok? Sant'Andì, direzione Sant'Andì. Qua ti indica fine sterrato, regola al trip master. Perché? Leggiamo un attimo questo, perché mi dice regola trip master? Allora ragazzi, notate un attimino questa cosa. Noi abbiamo una nota incredibile, che eravamo a 10,89, svoltiamo a destra e fino a 31,03 non abbiamo più note. Qua che cosa vuol dire? Vuol dire che questo qua sarà sicuramente un drittone super veloce. Ma è ovvio che per quanto siano precisi gli strumenti, difficilmente tu arriverai a 31,03, che tutti i partecipanti avranno il 31,03 preciso. Sfido, è veramente impossibile. Questo vuol dire che tanto tu ti renderai sicuramente conto di essere uscito dal fuoristrada, perché ci sarà proprio una strada asfaltata, quindi la speciale, la sessione speciale finisce con un'uscita su strada normale e qui c'è un laghetto, comunque un riferimento. Voi ve la siete goduta questi 20 km a full throttle, regolate il trip a 31,03, cioè quando uscite qua, non dico che vi dovete fermare, però riportatelo, anche perché magari lo vedete poco prima, già potete tirarlo indietro in modo tale che quando siete usciti da qui, quindi dallo sterrato, lo mettete a 31,03 in modo tale che vi trovate poi corretti per i successivi. Questo qua è molto importante, perché sennò vi perdete poi, perché non vi trovate più con le note. Volevo farvi vedere qualche nota di pericolo, ma non ne vedo, però vabbè, poco male. Un consiglio che io vi do, ah ecco, ok, ce l'abbiamo. Allora, io utilizzo tre pennarelli differenti, siccome questo qua è il primo video magari sui roadbook, il giallo evito di utilizzarlo oggi, lo spiegherò magari la prossima volta. Utilizzo sempre il verde e l'arancione. Allora, il verde semplicemente segnalo le direzioni che devo intraprendere. C'è qualcuno che addirittura utilizza verde per svolte a, non so, a sinistra e rosso per svolte a destra. Io uso un colore solo. Questo viene utile perché così, mentre andate in moto, il colpo d'occhio vi fa vedere dove dovete andare. E a volte con il verde indico anche le segnalazioni del tipo salita, discesa, cioè segnalazioni di servizio. Se già le segnalazioni sono di pericolo, potreste fare un piccolo colpettino magari con un colore più vistoso. Sicuro è che evidenzio sempre i punti esclamativi e, siccome è una nota da due punti esclamativi, io prendo due celle e le evidenzio così. Ma è una mia scelta, ragazzi. Se fosse un punto esclamativo, se ritengo che sia necessario, segnalo una cella sola. Se sono tre punti esclamativi, facciamo finta che questa sia da tre, evidenzio proprio completamente tutta la nota, perché ovviamente devo essere attento e devo essere sicuro di poterla vedere.
Qui andiamo avanti. Per esempio qui un punto esclamativo ti dice attenzione che è profondo se piove. Va bene, noi potremmo fare questo. No? E ovviamente poi... Ok. E via andare. Questa per esempio è da 2. Probabilmente ti dice poni attenzione perché magari qui c'è un dirupo, no? Quindi è pericoloso. D'accordo. E ne prendo 2. Ok? Allora, questi non sono regole scritte, cioè ognuno di voi si deve creare una logica che gli permette di lavorare correttamente e di interpretare le proprie note. Questa sembra quasi la nota precedente, quindi molto probabilmente c'è scarsa visibilità o comunque c'è un dirupo. Magari vuol dire che arrivi molto velocemente e devi rallentare. Devi andare. Spero di esservi stato utile. Vedete, questa è da 3, quindi... Nel dubbio è da 3. Se l'organizzazione ha detto che è da 3, vuol dire che devo rallentare. Quindi qua cosa succede? Quando arrivate, non so, a 5,50, iniziate a chiudere il gas, perché sicuramente qualcosa di complicato lo troverete. E così vi divertite e lo fate in sicurezza. Se avete dubbi o perplessità, scrivetemi, così almeno vi posso, insomma, vi posso dire il mio parere in merito. Poi ognuno utilizza il suo metodo, però l'importante è, come dire, divertirsi e farlo in sicurezza. Se i roadbook sono fatti bene, sono meglio dei GPS, perché vi permettono di avere una cartografia precisissima di quello che troverete. E poi alla fine, quando arrivate qua, è sempre una bella soddisfazione, perché hai finito la tua special session, la giornata, e qua addirittura ti dice arrivederci, perché il Legend Rally 2021 finisce. Che dire, ringrazio tantissimo Bike Village, io spero che tutta la parte di spiegazione del roadbook, un pochino il messaggio sia arrivato, e che dire, alla prossima ragazzi, ciao!